a distinguere però, perché l'argomento è molto vasto, tra due tipi di empatia. Da un lato possiamo parlare di empatia nel senso più ampio e più vero e più totale, più integro e integrato come fatto di comunicazione. È quello che ci interessa di più in una cultura orale, in cui, come appunto ci ha svegliato un po' su questo McLuhan, il contesto, no? Quindi dove io mi trovo e la corporeità, è ciò che condiziona o a volte proprio produce il significato. In una cultura orale la parola è qualcosa, diciamo, è suono. Ed è qualcosa di vivo che quindi si incarna, si incorpora e, come dice Ong, in qualche modo la parola ha un potere cosmogonico, no? Ed è quello che succede in quello che noi così weberianamente possiamo chiamare il mondo omerico, no? Preso così come tipo ideale. E quindi questa è l'empatia di contesto, cioè quello che avviene durante la comunicazione è quello che noi sperimentiamo quotidianamente nella nostra vita quotidiana. Mentre l'empatia di cui più spesso, diciamo, a cui spesso ci si riferisce è quella invece che si trova all'interno del testo, cioè così come viene configurata nel testo, cioè la serie di emozioni e di strumenti per produrre queste emozioni che vengono configurate nella lexis o appunto nei temi attraverso dei marcatori, diciamo così, empatici, e che è anche il dominio sostanzialmente della retorica, no? Ad esempio, appunto, la energeia omerica, no? Ad ixis, ad oculos e così via. Ma questa distinzione che noi facciamo in sede teorica tra questi due tipi di empatia, all'interno, e che è utile, diciamo, perché è importante. Importante avere in mente il fatto che ci sono due livelli di indagine, no? Cioè quello appunto della comunicazione del contesto e quello invece della configurazione verbale. In una società orale, in senso vero, testo e contesto naturalmente non sono affatto divisibili e anzi, diciamo, esiste tra loro una sinergia appunto totale. Ma se è vero che diciamo che il testo acquista il suo significato attraverso il contesto, è anche vero naturalmente il contrario. Ma diciamo, rispettando questa suddivisione, proviamo a osservare adesso l'empatia dal punto di vista della comunicazione, ed è qui che entrano in gioco le neuroscienze, sono le cose che trovate al numero B, molto, molto brevemente. E sono messe insieme tre teorie, e le chiamo teorie perché si tratta comunque di teorie, anche se sono sperimentali, diciamo, e scientifiche, che ci aiutano a capire che cos'è l'empatia. La prima è la cosiddetta teoria della mente, The Theory of Mind, che è stata chiamata così da un famoso primatologo che è entrato in dialogo poi anche con Chomsky, con Piaget, e cioè David Premack, che lo trovate nei riferimenti bibliografici, che nel 1978, in questo articolo pubblicato con Woodruff, parla di teoria della mente, ravvisata prima, diciamo, negli scimpanzé, nei primati, e poi osservata con tutta una messe poi di pubblicazioni su questo argomento negli esseri umani. Diciamo, la teoria della mente è una sorta di concetto, ombrello, no? Come lo chiamo appunto in inglese, perché insomma, ci sono tantissime discipline che si occupano della teoria della mente. La teoria della mente è proprio quella competenza, cioè non è una teoria quindi la teoria della mente, ma è una competenza che ci permette di capire lo stato mentale e diciamo così, psico-emotivo dell'altro, della persona che ho davanti, e quindi capire che cosa una persona sta provando in quel momento, ma anche che cosa sta pensando e qual è il suo atteggiamento nei miei confronti. Un punto interessantissimo della teoria della mente è che si può chiamare anche una rappresentazione ricorsiva, perché io non soltanto capisco che cosa la persona sta pensando, ma anche capisco che cosa pensa della mia posizione, e quindi è un'attenzione all'attenzione dell'altro, e questo chiaramente è molto interessante perché ci riporta, ad esempio, subito all'idea di orizzonte di attesa, che all'interno di una, diciamo,
performance epica, diciamo, è fondamentale perché permette al cantore o permette comunque a chi parla di sintonizzarsi su quello che sta sentendo il pubblico e quello che potrebbe succedere, diciamo, anche nel corso di una lezione, anche in questo caso, in cui si leggono i segnali in gran parte, diciamo, non verbali, e si capisce se chi ci ascolta si sta annoiando, se si sta interessando, se non sta capendo. Ed è un po' alla base di quello che dice Svenbero, appunto, del numero 1D, che la multiformità del canto orale è conseguenza non solo della tecnica formulare, ma anche di un controllo sociale sempre mutevole. Mutevole perché ad ogni uditorio, no, attraverso la reazione dell'uditorio, il cantore modifica il testo. No? E qui torniamo alla sinergia. Secondo punto, i neuroni specchio ovviamente non potevano mancare, e cioè quella scoperta da una parte di un'equipe italiana di Rizzolatti, Fogassi ed altri, che trovate appunto sotto Rizzolatti, in particolare nel suo contributo del 2004, che è molto importante perché in qualche modo dà una base, diciamo, neurofisiologica alla teoria della mente. E che cosa, perché è interessante? Perché i neuroni specchio sono una sorta di ponte tra chi osserva e chi agisce, no? Sono stati osservati per prima volta casualmente nei macachi e situati anche per noi nella corteccia premotoria, e in cui si vede che si anticipano le azioni che vengono osservate, cioè un'azione produce una reazione, diciamo un'attivazione analoga nella stessa zona della corteccia motoria, anche se questa azione non viene compiuta. Quindi è una sorta di simulazione. Questo, diciamo, è interessante perché è proprio uno dei meccanismi fondamentali della teoria della mente. E questo è interessantissimo perché i neuroni specchio in qualche modo, diciamo, Havelock li aveva già scoperti senza chiamarli neuroni specchio in maniera del tutto intuitiva, ed è quello che potete vedere poi ai numeri 4 e 5. È veramente fantastico, perché dice proprio anche che chi ascolta gli si attivano le stesse, no, gli organi, no, i movimenti, gli arti, eccetera. Terzo punto, sono quelli che trovate appunto ai numeri 4, sì, in particolare 4 e 5, 5A, ed è, guardate, questo sono proprio veramente, insomma, apodittica, quegli studi interessantissimi che fanno capo al laboratorio di Uri Hasson a Princeton, appunto il Hasson Lab, e che riguardano proprio la comunicazione verbale, la comunicazione orale. Sono veramente interessantissimi, ho mandato uno, così non so se avete avuto modo di vederlo. E parlano appunto della sincronizzazione, no? Cioè rilevano che nella trasmissione di informazioni, come sta avvenendo adesso, e più in generale nella comunicazione orale, quello che loro chiamano il real life setting, che quello che diciamo prima, avviene una sintonizzazione costante, una sincronizzazione, quello che loro chiamano il brain-to-brain coupling, in cui i due o più cervelli coinvolti si sintonizzano sullo stesso ritmo oscillatorio, no, bocca-orecchio, che proprio viene misurato, diciamo, in frequenze, in hertz, che risultano incredibilmente simili. Su questo vedete in particolare Stephen e altri, il contributo del 2010, che ci aiutano a capire meglio, quindi o a mappare attraverso una mappa diversa, perché di questo si tratta, quello che in epica si chiama l'orizzonte di attesa del pubblico, e questo scambio continuo, questa sintonizzazione che è un processo, e quindi pensate all'importanza della composition in performance, che avviene di momento in momento. Detto rapidamente questo, cioè quali sono le basi in qualche modo universali, ma poi non del tutto universali, di questo non abbiamo modo di parlare ora, andiamo a vedere cosa succede a livello del testo, cioè come si suscita, no, l'empatia, se qualsiasi emozione va bene o se ci sono emozioni invece corrette, cioè funzionali al canto epico, o se ce ne sono invece di disfunzionali. Allora, io prima provavo a ragionare nei termini di temi e dizione formulare, no? Un po' come fa Lord quando dice il cantore ha a disposizione da una parte i temi,
temi, dall'altra c'ha, no? E quindi gli argomenti, no? Le res, e dall'altra parte c'ha i verba, no? E quindi la lex. Ma in realtà questo non funziona, perché se pensiamo ai temi, pensiamo all'Iliade, il tema è sempre quello, cioè il tema è la morte, no? E quindi in fondo l'Iliade parla continuamente della morte, ma ne parla in maniera diversissima. Guardate, non credo ci sia tempo adesso di leggerlo, ma sulla morte vi avevo scelto come brano, che secondo me è meraviglioso, è bellissimo, è quello del pianto di Serse, no? Che invece no, racconto un momento, che sta all'Ellesponto, sta ad Abido, dopo essere andato alla Pergamo di Priamo, dice Erodoto, e si mette lì in questa posizione tipica di Serse, no? Proprio in alto, si è fatto costruire dagli Abideni un seggio di marmo e fa schierare tutto il suo esercito, no? Quindi tutti i fanti, tutte le navi, fa fare appunto questa gara, e dice Erodoto: Serse allora stimò se stesso felice e Macarise, e subito dopo pianse. E allo zio Artabano dice: ma perché stai piangendo? Serse risponde: beh, perché riflettendo si è insinuato in me un senso di pietà per la brevità della vita umana. Se di costoro, che pure sono così numerosi, nessuno sopravvivrà tra 100 anni. È un brano bellissimo, e che insomma mette insieme in una maniera proprio quasi ossimorica il grande potere, no, del tema della morte in generale, nel creare appunto empatia. Ma insomma, anche dice che quando noi piangiamo la morte dell'altro, la prospettata morte dell'altro, noi in qualche modo ogni volta piangiamo anche la nostra, no, il nostro essere no, mortali, e quindi la felicità della vita, no, e la tragicità allo stesso tempo. Ma insomma, la morte non è sempre fonte di eleos, no, o di oiktos, come in questo caso, anzi, no, a seconda di come ne parliamo, può essere resa dolorosa se attiviamo alcuni marcatori empatici, su cui adesso non possiamo naturalmente soffermarci, ma può essere anche, diciamo, invece vissuta come spettacolo, come normalmente succede appunto in Omero. Allora, questo mi dà modo anche di dire molto brevemente una cosa, che in genere quando pensiamo all'empatia pensiamo alla pietà, all'eleos. Beh, queste due cose in realtà non coincidono, oppure c'è un eleos, diciamo, che è diversa dalla commozione. C'è un eleos che può essere data da un'identificazione con le sventure, no, dell'altro, ma che non sempre, ma che comunque può provocare una reazione di piacere. E questo lo vediamo alla lettera D del testi che ho raccolto, a proposito di quello che ho chiamato l'empatia disfunzionale, cioè quando c'è qualcosa che si interrompe nell'empatia, cioè in questo circuito, in questa sintonizzazione. E lo vediamo attraverso due casi, molto, molto brevemente. Il primo caso è il caso di Odissea 1, 337 e seguenti. In realtà la scena inizia anche prima. E cosa succede? Succede che Fenio, il cantore di Itaca, sta cantando i ritorni degli eroi, e sta cantando questo, noi lo capiamo dopo dalle parole di Telemaco, sta cantando il ritorno di Odisseo, che è la versione di Fenio, come la chiama Svembo, del ritorno di Odisseo, e cioè la morte di Odisseo, cioè un ritorno, un nostos in cui Odisseo effettivamente muore. E vedete, Penelope, allora, no, che stava origliando in realtà, perché lei non sapeva che lei stesse ascoltando, piange, no? Si addolora e chiede di smettere il canto, ve l'ho evidenziato. Cioè dice: smetti il canto straziante, apopave, cioè proprio basta, no? Non piange, non cantare più, perché questo pianto è lugré, no? Aoide lugré. È un canto che mi provoca un dolore terribile, no? Questo penthos alaston. È interessante come va a finire, ma insomma adesso non abbiamo il tempo. Il secondo caso, in cui si chiede addirittura a un
cantore di smettere di cantare è quello di cui ci ha parlato così bene Riccardo Valmesciano nello scorso incontro, e che è quello chiaramente dell'ottavo libro dell'Odissea, ed è il caso di Demodoco, che canta appunto delle storie che riguardano da vicino Odisseo, e viene appunto chiesto che Demodoco smetta, è il numero 8. Molto diciamo succintamente, qui ho citato Brillante, come dice Brillante, come nel caso di Penelope, la storia tocca troppo da vicino chi ascolta. Sul diletto prevalgono allora timore e angoscia. E qui torniamo a una caratteristica molto importante della teoria della mente, se vi ricordate. Cioè, noi abbiamo, la teoria della mente è una competenza che si divide in due parti, cioè da un lato noi capiamo l'altro e capiamo che quello che l'altro prova è reale, ma dall'altro capiamo che quell'altro non sono io, cioè che c'è una diversità, che c'è una distanza. È quello che dice Aristotele, vedete nella Retorica al numero 11, e cioè dice: sì, noi abbiamo, proviamo eleos per persone che conosciamo, a patto che non siano troppo vicine a noi, a patto che la relazione di oikeiotes non sia troppo stretta, cioè a patto che non ci sia intimità, perché allora lì l'empatia non funziona più, cioè c'è una disfunzione dell'empatia. Vedete, Demodoco appunto lo dice chiaramente al verso 538, c'è qualcuno che non sta godendo, no, del canto, e quindi bisogna smetterla, perché tutti devono godere, no? Devono avere piacere dal canto. Quindi che cos'è che viene meno? Viene meno quel filtro fondamentale del come se, no? Della simulazione, della identificazione in un qualcosa che suscita eleos, ma è un eleos che comunque deve provocare piacere, non dolore. Quindi non c'è identificazione, ma c'è identità, e quindi è troppo vicino, la vicinanza è eccessiva. A qualche secolo di distanza, al numero 10, vedete, Erodoto ci racconta, a proposito di Mileto, della presa di Mileto, che questa presa di Mileto provocò un dolore grandissimo negli ateniesi, e dice gli mostrarono chiaramente di essere rimasti straziati dalla presa di Mileto in molti modi. E quando Frinico compose una tragedia sulla presa di Mileto e la rappresentò, il teatro crollò in lacrime e lo multarono di 1000 dracme e così via. Quindi vedete che anche qui è molto interessante, perché si parla di oikeia kaka, come la oikeiotes di cui parla Aristotele, cioè è quella intimità con la sciagura, quella identità, quella sovrapposizione del soggetto che non permette la giusta distanza. Quindi la distanza è fondamentale, sono quei zooming and distancing devices di cui parla Surviving Inwood a proposito della tragedia, di cui la tragedia fa continuamente uso per avvicinare ed allontanare allo stesso tempo dal pubblico, per coinvolgerlo, quello che viene cantato. E vediamo, ed è un po' la conseguenza, qual è invece la giusta empatia. Naturalmente, no, tutta la materia dell'Odissea, no, può essere oggetto diciamo, di giusta empatia, ma come ripeto, non è tanto il tema, ma è piuttosto come si canta. Quello che dice Alcino, no, ci conduce verso la corretta empatia, e viene ripetuto diciamo, soprattutto nell'Odissea più volte. L'atteggiamento del pubblico qual è? È un atteggiamento di incantamento, no? Di kelethmos, no? Kelethmodes conto, al numero 13 e anche al 12, ed è caratterizzato dal silenzio. E questo ci dice che nell'empatia, cantore pubblico, la relazione non è simmetrica, perché il pubblico non interviene. Al contrario, per esempio, di alcuni casi africani di cui ci aveva raccontato Livio Spardella. Il pubblico è in silenzio ed è appunto incantato, no? E verosimilmente c'è questo elemento appunto di ricreare il canto al suo interno, no? Ma in silenzio, e quindi è ricettivo. È caratterizzato fondamentalmente dall'elemento del terpestai, no? Cioè del diletto, no? Del piacere.
Vedete al numero 14, quando il cantore cambia tema, Odissio finalmente, no, godeva in cuore ascoltando, al pari degli altri. E qui si ristabilisce, quindi questo, ringrazio Leo Sbardella per questa osservazione, cioè si ristabilisce una empatia non soltanto tra chi ascolta e il cantore, ma anche tra il pubblico, no? Questa forma che appunto Livio chiama di empatia orizzontale, che ricrea, no, tra l'altro la comunità. E questo quindi è interessante, per me è molto interessante, perché in realtà noi spesso pensiamo che l'empatia sia legata all'eleo, sia legata alla commozione. No, in realtà, anche se c'è commozione, questa commozione deve essere fonte di godimento, di piacere. No? Questo elemento fondamentale, che è l'elemento della terpsis. E qui, insomma, chiudo, tornando alle neuroscienze. Perché? Perché questo elemento su cui si è scritto molto, no? Fa parte dell'estetica greca, diciamo greca arcaica, ma anche classica, cioè del fatto che la relazione fondamentale è di qualcosa che porta piacere. Questo piacere è stato spesso inteso come legato all'intrattenimento. Le neuroscienze ci danno invece una prospettiva molto interessante di questo elemento del piacere, e ci dicono che questo piacere è qualcosa di molto preciso dal punto di vista della nostra neurofisiologia. Ed è lo stesso piacere di cui parla Aristotele all'inizio della metafisica, no? Quando dice che tutti gli uomini per natura desiderano sapere, no? Questo orerontai. Quando noi apprendiamo qualcosa, quando noi stiamo per sapere qualcosa, per ascoltare qualcosa che ci interessa, la nostra curiosità è un meccanismo che è legato alla dopamina. Ora, la dopamina, come probabilmente sapete, è provato, diciamo, sperimentalmente, la dopamina è un neurotrasmettitore che si associa a tutte le ricompense, no? Quelle più note sono appunto il cibo, no? O le droghe, o il sesso, o la musica. È un'attivazione che è legata in tutti noi a ciò che amiamo, che ci lega a ciò che amiamo e che andiamo a ricercare, da cui possiamo diventare in qualche modo dipendenti. Bene, ma il circuito della dopamina, e questo lo hanno mostrato, lo vedete tra i riferimenti Bromberg e Martin nel 2009 e Gruber nel 2014, si attiva non solo per le ricompense, diciamo così, immateriali, come, no, il cioccolato, ma anche nell'aspettativa di ricevere nuove informazioni. Cioè, l'aspettativa di ricevere nuove informazioni, il sapere qualcosa, costituisce di per sé una gratificazione. Quindi il sapere, no, il soddisfare la nostra curiosità, è una fonte di soddisfazione intrinseca per il nostro sistema nervoso, no? Proprio come dice Aristotele, no? Abbiamo un istinto innato, no, proprio fisiologico, che ci porta a ricercare questo piacere, no? Questa terpsis. Ecco, quindi insomma spero che almeno in piccola parte sono riuscita a suscitare questo senso di piacere. Bene, grazie. Applauso visibile virtuale. Tutti noi. Grazie mille, Manuela. Credo che gli stimoli intellettuali nel tuo intervento non siano mancati, per cui invito chi volesse fare domande a farsi avanti prenotandosi, o diciamo, la prima persona può anche partire direttamente, però se ci sono interventi, prego. Dunque, io vorrei intervenire un attimo. Prego, sì, poi c'è Andrea Ercolani. Grazie. Ah, no, se era No, preparato va con Andrea. benissimo, benissimo, grazie. Allora, sì, in realtà con Manuela abbiamo già discusso molto di queste problematiche, quindi diciamo più che una domanda o un contributo a lei, diciamo è un contributo alla discussione. Cioè, insomma, la cultura greca in realtà è molto esaustiva. Se uno la guarda, diciamo, sull'asse temporale, dell'evoluzione temporale,
e su quello orizzontale dei generi, non solo l'epica, la lirica, il teatro, è molto esaustiva nel rappresentare tutte le possibili forme del fenomeno empatico. Cioè mostra una sensibilità altissima a questo fenomeno, che è tipica di tutte le culture orali, certamente, ma che nella cultura greca ha assunto forme che io definisco, tra virgolette, persino patologiche, perché se noi pensiamo alla reazione che ha avuto Platone nei confronti del fenomeno empatico, ci accorgiamo che in realtà nella cultura greca questo ha assunto le forme di un'autoconsapevolezza di questa cultura in termini addirittura appunto di patologia della comunicazione, perché come tale l'ha definita Platone. Cioè, Platone è arrivato a sostenere che l'empatia è una forma di patologia comunicativa. E su questo ha costruito una teoria estetica, insomma, no? Di sostituzione di una, diciamo così, di una classe sofocratica, di Sofocrate, insomma, alla tradizionale paideia poetica. E devo dire che, insomma, anche altre culture orali mostrano grande sensibilità a questo fenomeno empatico. L'altro giorno parlavamo proprio con Manuela e Andrea, per esempio, di studi che sono stati fatti sulle tradizioni orali della Kirghizia. C'è un bellissimo volume che è dedicato a questo problema, che si intitola appunto Spirited Performance, no? Di uno studioso olandese, che la dice lunga, insomma, su quanto anche in questa cultura l'attenzione al fenomeno empatico sia forte. Però certamente la cultura greca, da questo punto di vista, ha sviluppato nel tempo dei livelli di sensibilità che non si riscontrano in altre culture, neanche in quelle moderne. Quindi veramente è un teatro è un campo, diciamo, di studio per i fenomeni empatici assolutamente privilegiato. Direi che l'epos è rilevante, la lirica molto, ma soprattutto il teatro. Il teatro, da questo punto di vista, è veramente quello che sappiamo del teatro antico, ci dà dei riscontri che sono straordinari. Sì, grazie. Io vorrei aggiungere a questo proposito, no? È benissimo quello che dici, ma è anche interessante vedere poi come si trasforma come questa regolazione delle emozioni, no? Cioè, se pensiamo appunto all'Atene del V secolo, ci sono tutta una serie di emozioni che non sono più, diciamo, consentite, no? Nello spazio pubblico. In questo forse Platone è un po' figlio, è proprio in questo è sicuramente ateniese, no? Quindi tutte le emozioni, per esempio, legate tutta la regolamentazione insomma, della morte, del lutto e di reazioni che chiaramente vanno regolate nel momento in cui non c'è più, no? Non c'è più l'elite dei guerrieri che vanno a combattere, ma è tutto il popolo che va a combattere, no? E quindi questo sicuramente anche la posizione di Omero cambia profondamente. No? E questo secondo me è anche legato appunto all'intervento platonico, no? Che reagisce proprio esattamente a questo. Sì, ma io credo, Manuela, che questo sia dovuto soprattutto, ecco, al rapporto che il fenomeno empatico ha con le istituzioni politiche. Cioè, questo è lo specifico della cultura greca, l'osservazione che la ricaduta di questo fenomeno ha sulle istituzioni sociali e politiche. Questo è lo sviluppo, direi, più particolare, perché poi il fenomeno è molto presente anche in altre culture. C'è attenzione, ma la cultura greca ha sviluppato questa particolare attenzione al rapporto tra empatia e socialità. E questo si vede già dall'epos, insomma, e percorre tutta la cultura greca, soprattutto in età classica e ancora in età ellenistica, con una sensibilità al problema straordinaria, cioè che effetto fa l'empatia nelle situazioni in cui le persone non solo si trovano a condividere emozioni, ma devono prendere decisioni. Questo è fondamentale. E quindi il fenomeno empatico è stato tradotto da questa cultura in fenomeno sociopolitico. Da qui il livello di approfondimento altissimo che la cultura greca ha dedicato più di altre culture orali, a questo fenomeno, insomma. Grazie mille. Allora io vedo in lista.
Andrea Ercolani, poi Riccardo Palmisciano e Gigi Spina. Andrea Ercolani. Grazie Emanuela per la bellissima relazione. Tre punti vorrei sollevare. Il primo, un'obiezione di fondo. Tu hai parlato a un certo momento di il tema dell'Iliade è la morte. Ora, forse è una affermazione così dettata da oralità o altro, ove fosse davvero un convincimento fermo, direi che è un'affermazione un pochino arrischiata. Eventualmente è uno dei temi, forse uno dei temi basilari, ma certamente non il tema. Questa, diciamo, è la mia obiezione di fondo su quello specifico punto. Arrivo a due considerazioni marginali e spero di essere sintetico. Molto bene, ho apprezzato moltissimo e spero l'abbiano apprezzato anche tutti coloro che hanno ascoltato, il fatto che l'empatia non è circoscrivibile, non è iscrivibile nella dimensione dell'eleos. L'empatia è qualcosa di diverso. L'empatia è una condivisione di sentimenti, qualunque essi siano, di cui l'eleos è uno fra i tanti e i molti. Mi piace agganciarmi a questo per segnalare un corollario, chiamiamolo così. Per il poco che ho potuto vedere, l'eleos, cioè diciamo quelli che possiamo chiamare shock emotivi dolorosi, tendono a creare degli avvicinamenti, avvicinamenti che rischiano di essere pericolosi, come tu hai ben mostrato. Al contrario, invece, il riso tende a creare un distanziamento e mi faceva piacere segnalare un aneddoto che ci racconta, non mi ricordo più chi, però riguarda Dioniso I, tiranno di Siracusa, il quale aveva ingaggiato i più abili rapsodi perché recitassero alle Olimpiadi e recitassero i suoi poemi. E lì, dove questi rapsodi avrebbero dovuto sortire l'effetto di un cantore epico, sortiscono un effetto contrario. Il pubblico rimase talmente, come dire, deluso dalla pochezza dei poemi di Dioniso che si fece beffe dell'autore e scoppiò a ridere, quindi creando un effetto di empatia mancata o totale, chiamiamola così, disempatia. Forse varrebbe la pena provare a ragionare anche su fenomeni appunto di empatia negata, laddove siamo in grado di tracciarli. Terzo aspetto, e poi chiudo, inviterei tutti a rileggere quello che Manuela ha messo in epigrafe, e cioè la citazione da McLuhan, che è un altro fatto importante che molti di noi tendiamo a dimenticare, cioè il fatto che per quanto noi ci sforziamo di avvicinarci all'oralità e per quanto parte della nostra esistenza si giochi ancora all'interno di una dimensione orale, in realtà noi abbiamo dei fortissimi condizionamenti da quello che è tutto sommato il nostro sistema di apprendimento, che è un sistema libresco, tendenzialmente, almeno a partire da una certa età in poi. E questo ci impedisce di cogliere pienamente le potenzialità di una comunicazione orale, o quantomeno a volte, e questo ripeto è un caveat di metodo che rivolgo a me in primis, ci impedisce di cogliere le reali potenzialità di una comunicazione orale attraverso quei meccanismi di empatia, via neuroni a specchio, eccetera, eccetera, proprio perché noi siamo lontani da quella dimensione. Quindi è bene che ce lo ricordiamo nel momento in cui ci accostiamo alle culture arcaiche, alle società di livello etnografico, e prima che dismettiamo determinati fenomeni come inconsistenti, perché in realtà siamo noi a essere inconsistenti. Grazie, scusate. Oh, grazie mille Andrea. Vabbè, tanto Simone Weil diceva l'Iliade è il poema della forza, no? E quindi certo non mi metto lì a contendere con Simone Weil. Insomma, che cos'è l'Iliade? Non, sì, ha detto vabbè, la morte, ma era una cosa un po' banale, quindi non c'è insomma da obiettare quale sia il tema dell'Iliade, insomma, può essere oggetto di dibattito insomma, senza sosta. Quello che volevo dire è che semplicemente l'Iliade ci porta no, tanti ritratti della morte e quindi a proposito di quello che dicevi, del riso che distanzia e decostruisce la morte, no, mi viene in mente ad esempio il fatto che se noi ci identifichiamo con il greco, l'acheo che sta. No, che ha appena ucciso un troiano e poi lo schernisce, perché questa è una scena tipica, cioè lo schernire il nemico appena morto,
questo scherzo, no, questo è come il riso che provoca appunto una distanza e la provoca in qualche modo anche in noi, no? Perché rende quella morte decostruita, cioè materializzata, no? Oggetto di medico legale, no? Come poi Omero fa benissimo nel descrivere, no, tutti i vari aspetti, no? delle ferite e così via. Mentre l'Eleos avvicina, questo anche a proposito degli aspetti politici di cui parlava Livio prima, mi era venuto in mente quando Livio diceva quella cosa, no? È che questo è importantissimo per la relazione tra pietà e potere. E questo ad Atene, per esempio, si vede benissimo, no? Se pensiamo al caso del tutto il dibattito sulla sorte dei miti lenesi nel libro 3 di Tucidide, e quindi i dialoghi di Cleone, no? E Diodoto, su una cosa sono entrambi d'accordo, cioè sul fatto che non bisogna farsi prendere dall'Eleos, no? Perché in guerra, no? La pietà va tenuta a distanza. E questo, diciamo, è interessante perché su questo Tucidide diciamo, batte anche a proposito, no, della questione dei meli e così via, cioè molto prima del parcere subiectis, no, di Virgilio, questo Tucidide lo dice chiaramente, cioè la pietà non è una delle emozioni che stanno fuori dalla gestione, da una certa gestione del potere, cioè quando il potere è l'archè, no, non dobbiamo identificarci con il nemico, no, con i vinti, che è abbastanza diverso da quello che succede poi nell'Iliade. E poi sì, no, insomma, grazie per aver colto questa cosa di McLuhan, perché insomma direi che è fondamentale, no, ricordare che comunque quando parliamo di oralità e scrittura non è che parliamo semplicemente di un sistema di comunicazione o della presenza o assenza di una tecnologia scrittoria, ma stiamo parlando proprio di procedure cognitive che trasformano profondamente la percezione, e questo poi è una delle grandi lezioni di McLuhan, no? Cioè fare attenzione al coinvolgimento di quello che lui chiama il sensorium nel comprendere il mondo, lo stare nel mondo, e come la scrittura selezioni, no? il senso della vista. Ma insomma, questo ci porterebbe a discutere a lungo. Grazie. Benissimo, allora passo la parola a Riccardo Palmisciano. Grazie. E io, Manuela, ho apprezzato moltissimo del tuo discorso tante cose, ma in particolare questo discorso che hai fatto sulla distanza, cioè la distanza dall'emozione, quel punto difficile da definire, ma comunque esistente, in cui, diciamo, si attiva la terpsis, anche in situazioni, diciamo, dove apparentemente ci potrebbe non essere. E questo mi ha convinto molto, perché io l'ho osservato nel lamento funebre, cioè non è solo il riso che consente di prendere distanza da un evento che rischia di essere troppo coinvolgente, ma in realtà l'essenza del rito funebre, della lamentazione funebre, è proprio questa, cioè cercare un protocollo che consenta di prendere le distanze da un evento che di per sé è travolgente, no? È il più drammatico degli eventi a cui si può assistere. Questo, diciamo, non l'ho detto certo io, questo è stato evidenziato dagli studi classici sull'argomento, in particolare De Martino ha scritto delle cose molto belle, delle pagine molto acute su questo, però è straordinario nel lessico greco del lamento, c'è un'espressione che è terpesta igoio, che sta nell'Iliade in diverse occorrenze, che dimostra che i greci avevano ben chiaro questo meccanismo, cioè che il fatto che il lamento sia stereotipato e che quindi consenta la presa di distanza dall'evento porta a un punto in cui scatta addirittura una forma di terpsis all'interno del discorso. E questo è confermato anche da un'altra abitudine che è stata molto sottovalutata negli studi, cioè il fatto che per esempio c'era nel mondo greco l'abitudine di piangere i propri morti ai funerali altrui, cioè di rinnovare presso i funerali degli altri il proprio lutto. E anche questo, diciamo, è una forma attenuata di rinnovo del proprio cordoglio ad una distanza tale da consentire di farlo senza eccessivo coinvolgimento e senza eccessivo dolore. Poi ti volevo invece chiedere ti volevo proprio chiedere una cosa che non ho ben capito, perché nella teoria della mente e anche nella teoria dei neuroni a specchio vengono evidenziati dei processi che sono, possiamo dire rozzamente, quasi automatici, per cui fra l'aedo, il cantore o comunque l'emittente e il destinatario si attivano
delle reazioni simmetriche, no? Per esempio dondolare la testa, modificare il proprio atteggiamento del corpo, anche in base al ritmo del discorso di chi ci sta di fronte. Ora, tutto questo meccanismo di empatia, diciamo a un livello veramente fisiologico, poi in qualche modo si collega però a un'altra forma di empatia che è legata al contenuto del discorso dell'emittente. Cioè, il caso per esempio del primo canto dell'Odissea, no? Femio è bravo perché i proci gradiscono molto la sua performance, ne sono lieti, anzi là si commenta addirittura dicendo che amavano il tema perché era un tema nuovo, cioè, però poi chiaramente Penelope e Telemaco non gradiscono. Però lì è intervenuta un'altra parte del cervello che si fa coinvolgere dal contenuto e prende le distanze dal contenuto, anche se è stato espresso in forma magistrale da un bravo Aedo. Cioè mi chiedo se le neuroscienze sono riuscite a individuare, diciamo, l'interazione fra questi segmenti del cervello che mi sembra rispondono a stimoli diversi, ecco. L'uno un po' più fisiologico, l'altro un po' più legato a aspetti cognitivi più complessi. Grazie mille Riccardo, intanto è questa cosa bellissima che dici del lamento funebre, che insomma cioè, è proprio bello, no? Perché è esattamente la distanza, no? L'elaborazione verbale, il rituale che permette elaborazioni successive, no? E questo diciamo effettivamente è proprio, io poi ho il ricordo orale di mio padre, che mi diceva appunto, mio padre calabrese di Reggio Calabria, diceva che c'erano le bagnarote che erano particolarmente specializzate nei lamenti funebri e che avevano questa capacità straordinaria di piangere ogni volta che si trovavano al funerale, venivano chiamate perché loro piangevano, cioè piangevano veramente, no? E questo è molto interessante anche dal punto di vista della memoria e dell'elaborazione, no? Che è progressiva, che consente il tornare a un ricordo, no? Ci sono lavori su questo proprio, no? nel tempo, e quindi trasformarlo, perché ogni volta che tu te lo ricordi, in realtà il ricordo non rimane lì come, ma lo trasformi e l'elabori. Scusa Manuela, addirittura nel caso delle prefiche, visto che le hai ricordate, lì c'è proprio la cessione, no? C'è un esterno a cui si cede il proprio dolore, no? Gli si dà l'onere di elaborarlo per interposta persona, e quindi è una forma di distanziamento fortissima. Certo, giusto. Rispetto alla seconda cosa, che insomma, l'aspetto dei neuroni specchio, è il motivo per cui appunto avevo fatto riferimento all'elemento secondo me più interessante, che è stato studiato in questi ultimissimi anni da questo laboratorio di Princeton. E loro lo dicono direttamente, in un punto l'ho anche citato, cioè il fatto che ci sia il meccanismo della comunicazione verbale, del passaggio di informazioni, sia simile a quello dei neuroni specchio, ma anche più forte, perché nelle loro diciamo in questi setting sperimentali, in cui c'è qualcuno che racconta a un pubblico delle storie, e questo racconto viene segmentato addirittura in 22 scene, cioè in 22 episodi, e tutte queste persone sono legate alle risonanze magnetiche appunto funzionali, e quello che viene mappato è esattamente questo, è che la persona che racconta ha alcune aree, diciamo così, neurali che sono accese, che corrispondono in larga parte alle aree del cervello, dei cervelli delle persone che la stanno ascoltando. E quindi c'è proprio una nuova, diciamo, simulazione che viene attivata, che addirittura è specifica per ogni scena. E quindi, diciamo, ci sono diversi aspetti che vanno, insomma, non si può chiaramente adesso entrare nei particolari, però mentre i neuroni specchio nella formazione di Rizzolatti parlano proprio del movimento, in realtà hanno a che vedere con l'azione, le ricerche di Casson hanno a che vedere invece con quello che dicevi tu, cioè l'empatia proprio come riproduzione della storia all'interno del cervello. Sì, vabbè, poi delle cose su Penelope, ma insomma. Per ora basta così. Allora grazie mille. Allora passo la parola a Gigi Spina e poi Maurizio Bettini. Sì, anche io mi congratulo con Manuela. Una cosa brevissima sulla presa di Mileto e Frinico, perché mi sono andato a ripescare una cosa che avevo scritto
ben 10 anni fa, poi al limite te la mando, a un convegno a Pavia in cui c'era anche Anna Beltrametti. E la cosa interessante è, intanto, anche il testo di Erodoto è abbastanza, diciamo, da smontare, perché c'è questa comunità che è contemporaneamente teatron e poi sono gli Atenaioi e quindi loro puniscono. Quindi, diciamo, la descrizione è abbastanza... Ma le cose più interessanti venivano fuori dal commento che fanno alla presa di Frinico, che non si capisce bene poi se è un dramma vero e proprio, una rappresentazione di altro tipo, un commento di Plutarco nei Precetti politici di Ammiano Marcellino. Plutarco fa un'operazione stranissima, perché dice i politici, quando i bambini imitano i politici fanno male, invece bisogna imitare le cose serie. Che cosa bisogna imitare? E mette in senso inverso due avvenimenti ateniesi. Prima mette l'amnistia del 403, che è legata allo stesso problema, cioè tentare di non, più che ricordare, di non portare in giudizio i mali, e poi subito dopo mette l'episodio della presa di Mileto di Frinico. Ammiano Marcellino fa un'operazione, quindi molto più in là, abbastanza più complicata, perché dice che in realtà lo scopo di Frinico era di rimproverare gli ateniesi. Quindi, perché il fatto che loro non erano stati capaci di soccorrere i milesi, Erodoto partiva dalla comparazione fra i sibariti, che i milesi avevano aiutato, però poi i sibariti non c'erano più perché se ne erano andati, e invece gli ateniesi avevano potuto far qualcosa ma non l'avevano fatto. E la cosa interessante che quindi, diciamo, sono un po' da analizzare per capire come li interpretava la storiografia, diciamo, antica, questo episodio. La cosa interessante che veniva fuori è che effettivamente dopo la presa di Mileto si può dire che la tragedia non mette più gli oikei a cacà in primo piano, mentre invece questo viene riservato alla commedia. Cioè, in qualche modo questo sembrerebbe, perché lo spazio, a me aveva interessato lo spazio di Plutarco, cioè Plutarco parla di un secolo, cioè dalla presa di Mileto all'amnistia del 403, lui mette insieme queste, diciamo, questi eventi che hanno, sono a distanza grosso modo di un secolo. Quindi cos'era successo in quel secolo perché gli ateniesi cambiassero in qualche modo mentalità? E veniva fuori in realtà che la tragedia non aveva più parlato in forma esplicita, mentre poi tutto si era, diciamo, riversato sul mito, ma i mali della città in quella maniera esplicita non venivano fuori, mentre sono venuti fuori poi nella commedia esplicitamente, addirittura con i nomi e quello che sappiamo. Questo, appunto, non so che cosa voglia dire, però te lo offrivo come spunto per questa idea, appunto, di questa comunità che a teatro contemporaneamente si vede coinvolta, esprime empatia, si sente messa in discussione probabilmente, si pente di non aver aiutato i milesi. Insomma, c'è un insieme di sentimenti che forse gli antichi in qualche modo delineavano o stentavano a delineare. Solo questo. Grazie. Grazie mille, Gigi. Allora, questo articolo, insomma, l'aspetto, perché, insomma, mi interessa parecchio, direi. E, vabbè, insomma, così brevissimamente, sì, questo... A me interessava l'aspetto del oikeios, no? È proprio bello questa cosa dell'oikeios, dell'oikeiotes, no? Come dice, è quel senso di qualcosa che ti sta troppo vicino, no? Qualcosa che ti che riguarda proprio l'estetica implicita, comunque, no? Che viene riconosciuta e che in questo senso sta, diciamo così, in un legame di coerenza e di continuità con i casi di Penelope e di Odisseo, no? Quindi, poi per il resto, ma insomma, lì, diciamo, il poeta tragico è un po' il cantore degli ateniesi, lui è il didascalo, quindi comunque ed è da un lato, no, viene autorizzato, no, attraverso, appunto, l'arconte eponimo, eccetera, tutti i meccanismi attraverso i quali si può accedere, no, si può diventare didascalos, e dall'altra però viene anche evidentemente controllato, perché poi comunque noi sappiamo ci sono tutta una serie di meccanismi dopo le rappresentazioni in cui si verifica come è andata, chi ha fatto che cosa, eccetera. Quindi questo, secondo me, è molto bello, che dice, perché c'è la comunità, il teatro, ma c'è anche il teatron
come luogo fisico che sembra che crolla, no? Cioè questo, no, epesi, proprio il senso del, no, del crollare, no? Del, in lacrime, però certo, poi insomma c'è da analizzare insomma in maniera sicuramente più complessa. Grazie. Grazie, allora io passo la parola a Maurizio Bettini. Sì, grazie Emanuele, ho apprezzato moltissimo la tua relazione, e in particolare la prima parte poi, perché mi sembra che ci hai dato una base scientifica di scienze cognitive a intuizioni che erano state sviluppate da studiosi come Havelock, che erano lontanissimi da questi orizzonti. Questo mi sembra, diciamo, un punto di connessione molto importante che tu hai portato e che assolutamente dobbiamo sviluppare, perché è di un interesse grandissimo, una cosa veramente nuova, l'ho trovata profondamente nuova. Poi mi volevo soffermare su, sempre dal tuo handout, quella citazione di Russ e Simon, in cui si dice che nella performance orale, no, i confini tra poeta, pubblico e personaggi sono offuscati, che è assolutamente vero, però mi sembra che limitare questo alla sola poesia orale sarebbe un errore, e mi spiego. Perché noi dimentichiamo che dopo la fase orale che tanto ci interessa, i nostri antichi sono vissuti in una società semi-orale o semi-scritta che è durata secoli e in cui anche in presenza di scrittura ma si attivavano meccanismi simili. Io faccio solo qualche esempio, ma Virgilio era famoso prima di tutto per la sua voce. No, questo ci diceva il poeta Giulio Montano: se potessi rubare qualcosa a Virgilio, gli ruberei la voce, non le similitudini, non i personaggi, no, come penseremmo noi, ma lui la voce gli voleva rubare. E questa, in questa, così come recitò l'Eneide alla presenza di Augusto, provocando tra l'altro effetti di empatia spaventosi, no, perché scoppiarono a piangere quando si evocò la figura di Marcello. E lo stesso la società poetica che ci rappresentano Plinio il Giovane, Marziale, è una società in cui si va a recitare delle composizioni che spesso non sono finite e che si finiscono in corso d'opera, cioè mentre si interagisce con il pubblico. Quindi esattamente facendo quello che si descriveva prima. Questo perché? Ma perché banalmente, come dire, la longue durée esiste, e quindi i modi di composizione non è che si dimenticano da un momento all'altro perché si comincia a scrivere, e poi perché scrivere, e qui ha ragione quello che diceva Riccardo prima, cioè questa lente che noi abbiamo di fronte agli occhi della nostra cultura ed è anche della nostra scrittura, del nostro modo di concepire la scrittura, non è assolutamente quello antico. Un rotolo è comunque un oggetto di difficilissima consultazione dove verosimilmente non trovi nulla se non sai già dov'è, perché è talmente complicato andare a cercare le cose in una scrittura continua che non si può proprio verificare il fenomeno del rapporto di lettura diretta, idem il rapporto di composizione silenziosa come ce lo immaginiamo noi. Quindi io penso che questa idea della società semiorale o semiscritta, anche proprio nella composizione poetica, non vada mai dimenticata. Penso lo stesso si possa dire anche per la cultura greca, non solo per quella romana. Ed è anche, e concludo, un diverso modo, sempre ispirandomi lì a Russ e Simon, di concepire l'autorialità. Perché in un tipo di composizione del genere, in contesto del genere, ma la figura dell'autore è piuttosto diversa da quella, poniamo, di T.S. Eliot, che sta lì zitto, ha letto una biblioteca di libri, si chiude in casa probabilmente con delle sigarette e compone La terra desolata. Cioè qui, in ogni caso, o che si sia poeta orale, o che si sia poeta, diciamo, in cultura semiorale, semiscritta, si va di fronte a un pubblico, si interagisce con quello, e si compone prima, durante e dopo. Ecco, questo mi sembrano dei punti che possono essere di interesse, e comunque grazie moltissimo delle tue riflessioni. Oh, ma grazie tantissimo a te, Maurizio, no, bellissime le cose che dici, soprattutto poi su Virgilio, che veramente, insomma, spero di leggere presto, no, questa che è proprio una scoperta, no, e che ci dà proprio la misura di quanto
la nostra lente, no? Di civiltà scritta, veda, no? Virgilio, la letteratura latina, no? Come la prima letteratura europea, ma insomma, manco per niente. Volevo dire una cosa brevissima in coda alle tue riflessioni a proposito del papiro, no? Ed è interessante quello che succede invece poi con la diffusione del codex, naturalmente, perché lì la più facile consultazione del libro, tra virgolette, cambia un sacco di cose. Lì c'ha ragione McLuhan, no? C'è un bel articolo di Strunz in cui dice proprio insieme, no? Con appunto il secondo, quarto secolo, inizia a diffondersi, no? In maniera proprio all'incrocio, cioè, come si dice, transcolto, insomma, tra le diverse culture, emerge l'idea anche dell'ortodossia, no? È l'idea, perché tu ce l'hai il testo fisico a quel punto. No? Non è più qualcosa che passa soprattutto attraverso l'orecchio, ma a un certo punto lo puoi consultare, quindi è quello, e ti ci puoi rapportare, no? In maniera completamente diversa. Grazie. Scusate, devo dire un messaggio da parte di Laura Lulli, che ha un po' di problemi a connettersi, e quindi no, Manuela, chiedendo... ho risolto. Manuela, ho risolto, okay. Però ah, va bene, ok, benissimo. Allora, di nuovo, molte grazie a Manuela e grazie anche a tutti quelli che sono intervenuti per la discussione. Io allora a questo punto passerei lo scettro e il timone di questo incontro a Livio Sbardella per introdurci Laura Lulli. Grazie. Sì, dunque, mi sentite? Sì. Mi sentite? Vabbè, e dunque Laura Lulli, sarò breve nella presentazione, è ricercatrice all'Università dell'Aquila, dove ha fatto anche gli studi a livello di dottorato di ricerca, anche se lei si era laureata a Roma alla Sapienza, e quindi è in parte una mia allieva. Da me in particolare ha recepito, diciamo, un interesse molto spiccato per tutto ciò che riguarda l'oralità, ma anche l'epica, soprattutto, diciamo, nei suoi interessi di ricerca sta sviluppando anche questa attenzione alla cosiddetta memoria culturale dell'oralità nel mondo antico, soprattutto nei secoli legati, diciamo, alla cultura ellenistica, ma ancor più alla cultura di età imperiale. Cioè, insomma, come la lunga durata di questo fenomeno continui a questa identità della cultura greca come cultura orale, aurale, abbia condizionato anche gli sviluppi di questa cultura in età molto tarda, quando ormai in effetti si era pienamente letterarizzata sotto molti aspetti. E di questo in particolare ci parlerà, credo, nel suo intervento, con specifico riferimento ad alcune fonti di critica letteraria antica che continuano ad usare l'oralità, o meglio i meccanismi legati all'oralità, come meccanismi diciamo utili anche alla valutazione estetica del testo. Detto questo, insomma, mi sembra di aver detto l'essenziale, sia per introdurre Laura come persona, ma anche e soprattutto il suo intervento in questo seminario, e quindi direi che a questo punto la parola a lei. Grazie a Livio per le parole introduttive e a Manuela per l'organizzazione di tutto questo seminario, il coinvolgimento in queste giornate così interessanti. Ora, io direi che siamo sicuramente al termine di un ciclo di seminari che ci hanno offerto una pluralità di suggestioni sulla dimensione dell'oralità, e ci hanno aperto a prospettive ampie grazie a uno sguardo spesso comparativo, l'abbiamo visto, con culture diverse rispetto a quella greca e latina, e anche grazie a incursioni continue in metodologie e in strumenti di analisi dall'antropologia alle neuroscienze. Forse
può essere utile provare a interrogarsi alla fine, appunto, sulla storia dell'oralità, o meglio, come recita il titolo di questo mio piccolo intervento di oggi, sulla percezione della oralità all'interno della civiltà greca. Uno spazio simile, vale la pena che lo ribadiamo da subito, è destinato a popolarsi più di domande che di inferenze e di sistemi rigidi entro cui riuscire a incasellare elemento per elemento, spesso sfuggente e di difficile interpretazione, che noi riusciamo in qualche maniera a ritrovare nelle testimonianze antiche. Senza una pretesa quindi di delineare dei prospetti teorici risolutivi, le possibilità di seguire le tracce dell'oralità nella civiltà greca sono legate a vie spesso tortuose e a strade che sulla linea diacronica, dall'età arcaica fino all'epoca ellenistico-romana, sono caratterizzate da continui incroci dell'oralità stessa con la scrittura e con la civiltà del libro. Bene, più che rincorrere dunque una storia dell'oralità pura, che nella civiltà greca ha probabilmente un suo periodo d'oro nel Medioevo ellenico, studiare i meccanismi che hanno regolato la comunicazione letteraria nel canale dell'oralità conduce a un'analisi continua delle intersezioni di oralità e scrittura con gli sviluppi relativi di questi mezzi espressivi nelle attività specifiche della recitazione, della declamazione, dell'improvvisazione da un lato e dell'ascolto o la lettura dall'altro. Ecco, mi è sembrato interessante proporvi in questo, in quest'ottica la considerazione che trovate al punto 1 dell'handout che Manuela ha provveduto a mandarvi, una considerazione di Giorgio Raimondo Cardona, che nell'Antropologia della scrittura del 1981 sottolinea come sia difficile individuare una civiltà del tutto priva degli ausili, anche solo rudimentali, di una qualche forma di segno per una comunicazione che non sia soltanto orale. Ecco, questa considerazione iniziale ci aiuta in qualche modo a capire come è difficile trovare una civiltà sempre e univocamente dominata dall'oralità, oppure sempre e univocamente radicata nella scrittura. Ma piuttosto quello che con cui abbiamo a che fare più di frequente è invece, e vale anche per la cultura greca, una cultura costantemente abituata a ritarare i propri mezzi espressivi su una sapiente mescolanza di oralità e scrittura, di volta in volta dosate sulla base di specifiche esigenze comunicative, oltre che di precisi contesti storico-culturali. Bene, un angolo di osservazione privilegiato nella storia della ricezione o della percezione dell'oralità è quello della critica letteraria antica, ovvero una messe variegata di riflessioni elaborate da parte di figure diverse, a partire dai rapsodi stessi, di cui tanto abbiamo parlato nei nostri incontri, e fino ai poeti, agli storici, ai filosofi, ai grammatici, ai retori, agli oratori e infine ai critici di professione. All'interno degli interventi eruditi di questa pluralità di intellettuali dalla diversa caratura si riscontrano spesso trame di riferimenti all'oralità e indicazioni di che cosa l'oralità sia di volta in volta diventata nella loro prospettiva storica e critica. Senza pretese di esaustività, naturalmente, in questo percorso che si rivelerebbe forse troppo lungo, vorrei però partire da un'affermazione provocatoria e anche lapidaria di Plutarco, che tra la seconda metà del primo e l'inizio del secondo secolo d.C., in uno scritto che dedica all'ascolto delle letture, indirizzato al giovane Nicandro, che è alle prese con l'istruzione superiore, afferma che, e lo potete vedere al punto 2 del vostro handout, che la natura ha dato a ciascuno di noi due orecchie, ma una lingua sola, in quanto dobbiamo parlare meno che ascoltare. Bene, questa riflessione, che è in una sezione incipitaria dello scritto plutarcheo, è interessante perché coglie un aspetto decisivo della dimensione dell'oralità. In una civiltà che è ormai dominata dalla cultura del libro,
come è la civiltà greco-romana in cui opera Plutarco, la facoltà dell'ascolto di un testo scritto ma costantemente veicolato per mezzo della lettura e fruito attraverso il canale dell'oralità resta il mezzo principale dell'apprendimento e più in generale della fruizione di un prodotto culturale. Insomma, ascoltare è più importante che parlare, anche perché l'ascolto dei testi, letti in questo caso ad alta voce della tradizione letteraria precedente o di opere recenti, costituisce il veicolo principale per l'insegnamento e l'apprendimento delle tecniche retoriche alla base dell'istituzio che i giovani debbono apprendere, almeno i giovani delle classi dirigenti. L'importanza del canale dell'oralità come mezzo di divulgazione e anche di ricezione e fruizione del messaggio culturale nella forma dell'ascolto è un processo non circoscritto unicamente a un determinato periodo storico, ma costituisce, come abbiamo già avuto modo di ribadire, un fenomeno di lunga durata, per utilizzare la categoria storico-antropologica proposta da Braudel e però ancora capace di essere produttiva a più livelli. Si tratta di un medium essenziale della fruizione, perlomeno del messaggio letterario, ma abbiamo visto come il ragionamento possa essere esteso anche ad altri ambiti, come Maurizio Bettini ci ha mostrato per il caso della cultura giuridica romana, e come stanno mettendo in luce anche i più recenti studi, per esempio nel campo dell'epigrafia, soprattutto riguardo alle scritture esposte, sia di area greca che di area romana. Insomma, la lunga durata del fenomeno che stiamo cercando di analizzare non implica però una permanenza di tratti e condizioni sempre uguali a se stessi, ma anzi ha comportato non poche variazioni, adattamenti e revisioni, sia lungo la linea diacronica, sia rispetto alle aree geografiche diverse di pertinenza della cultura greca e latina. Volendo provare a seguire per sommi capi alcuni aspetti di questo filo rosso, cogliendone snodi importanti, vorrei fare con voi un passo indietro, anche rispetto all'epoca di Plutarco, a ritroso verso le prime riflessioni di epoca ellenistica. Come sappiamo, questo periodo è un periodo in cui le riflessioni sulla modalità della comunicazione poetica non erano necessariamente appannaggio di critici e teorici puri, ma si trovano incastonate qua e là nei versi di poeti che sono imbevuti di cultura e pratica filologica. Uno di questi, lo vedete al punto 3 del vostro handout, è senza dubbio Teocrito, che nell'idillio sedicesimo, che è un idillio che serve a celebrare le vittorie di Ierone, ma è un idillio che si apre con una serie di considerazioni relative alla critica rivolta ai committenti delle odi che, troppo legati, attaccati al denaro, tendono a non pagare il poeta che ingaggiano e quindi sottostimano in questa maniera la funzione eternante della poesia. Per ricostruire le basi della poesia eulogistica e per ristabilire un corretto rapporto con i committenti di turno, Teocrito evoca paradigmi poetici importanti della tradizione precedente come Simonide e Pindaro, ma cita anche a un certo punto Omero al verso 20 e a questo proposito, parlando dal punto di vista di un ipotetico patrono, dice: «I poeti li onorano gli dei, chi vorrebbe ascoltarne un altro? Per tutti basta Omero». Ora, il patrono schiavo della ricchezza evidenzia come Omero sia sufficiente a tutti, ma ribadisce anche chi vorrebbe prestare ascolto ad un altro. Ora, la domanda retorica ribadisce l'assoluta centralità di Omero, e questo è evidente nel contesto culturale ellenistico, però al tempo stesso è interessante l'accento posto sul verbo acuo, cioè sull'importanza della dimensione dell'ascolto della poesia, nella sua componente acustica, appunto, che implica che i poemi omerici, ma non solo quelli, continuano ad essere visti come un tipo di letteratura destinata alle orecchie di un pubblico di ascoltatori e quindi ad essere strettamente connessi a un mezzo di comunicazione orale. Bene, la centralità della componente orale nella forma dell'ascolto e dunque della performance che è rivolta a un pubblico di ascoltatori è un aspetto tipico della cultura ellenistica, che perdura
in epoca imperiale e oltre, e questo aspetto oggi si sta progressivamente riscoprendo e rivalutando anche grazie alle evidenze epigrafiche e papirologiche che attestano esecuzioni poetiche da parte di gruppi di rapsodi e poeti vaganti. D'altra parte, nell'Egitto di Teocrito, soltanto per fare un esempio, l'archivio di Zenone, che risale alla metà del III secolo a.C., fa riferimento a diverse letture o conferenze dedicate alla poesia omerica, ma sono note anche performance di poeti con intrattenimenti musicali e orchestrici quasi per tutte le orte locali. Bene, ascoltare la poesia era una pratica comune nell'Egitto ellenistico e in questo, questa situazione perdura fino alla tarda antichità. Leggere poesia da un libro altrettanto implicava una forte componente orale, dato che la lettura ad alta voce si configurava come una abitudine consolidata. E questo lo sappiamo, per esempio, dal fatto che Dionisio Trace sottolinea nella sua grammatica che a scuola Omero va letto ad alta voce con la dovuta energia. Questi aspetti, voglio intendere, le esperienze performative che caratterizzano vari angoli del mondo greco-romano, come anche la permanenza di diversi gradi di oralità accanto e in parallelo all'emergere della cultura del libro, sono elementi cruciali che dobbiamo tenere in conto in un'indagine sulla percezione dell'oralità nelle riflessioni della critica letteraria antica. In quest'ottica, il cenno da parte di Teocrito alla pratica orale della poesia si inserisce in un quadro ben strutturato di riflessioni sulla componente orale dell'esperienza poetica che risale almeno ad Aristotele. Tra le diverse considerazioni relative alle componenti primarie dei meccanismi del fare poetico, in cui non manca una sensibilità per la dimensione orale di questo tipo di comunicazione, riguardiamo un passo del terzo libro della retorica che già in qualche modo Manuela ci aveva sottoposto, dove, come vedete al punto 4 dell'endout, nell'esaminare le origini dell'attività critica, in questo caso in relazione allo studio dello stile, Aristotele sottolinea come i primi, per tendenza naturale, a occuparsi di questo sono proprio i poeti. E dato che le parole non sono altro che imitazioni, la voce, che è lo strumento di più forte disposizione mimetica che l'uomo possiede, ha rappresentato il primo mezzo con il quale affrontare questo tipo di attività, mentre soltanto successive sono le arti vere e proprie. Bene, la natura mimetica delle parole e della voce implica una centralità assoluta assegnata alla dimensione orale nel sistema della comunicazione letteraria. L'attività poetica e la riflessione critica su di essa da parte dei poeti dipende primariamente da un uso diretto del canale orale, con le sue potenzialità espressive in termini di modulazioni di suono, accenti musicali, capacità di disposizione dei sintagmi, delle formule, delle espressioni verbali per creare armonie di volta in volta nuove. Quella che per Aristotele è una centralità del canale orale, dovuta quasi del tutto alla componente naturale, alla fiusis della mimesi, di cui le parole e la voce sono espressioni dirette e ancor prima aspetto diventa ancor prima un aspetto decisivo della riflessione filosofica platonica, in cui, come ben sappiamo, c'è una vera e propria ossessione della dimostrazione della superiorità dell'oralità rispetto alla scrittura. Bene, non mancano in Platone considerazioni specifiche sul sistema della comunicazione letteraria, con specifici riferimenti a diversi generi letterari, sia poetici che in prosa. E vi propongo in quest'ottica di rivedere un passo del Fedro platonico che trovate al punto 5 del vostro endout. Qui siamo quasi alla fine del dialogo, nel pieno della celeberrima polemica contro la cultura della scrittura e del libro. E Socrate costruisce un sapiente gioco di specchi per enfatizzare il trionfo della parola detta rispetto a quella scritta. E con un fare ironico esorta Fedro a riferire a Lisia che una voce gli avrebbe detto, nel sacro luogo delle ninfe,
di riferire ai poeti e agli oratori che solo se fossero stati in grado di difendere con il proprio discorso quanto avevano scritto, avrebbero acquisito la definizione che compete a chi opera secondo verità, ovvero la definizione di sofos. Insomma, al di là delle specifiche implicazioni che queste considerazioni hanno nel sistema filosofico platonico, la cornice concettuale è quella di una riflessione che accentua il valore del canale orale della comunicazione letteraria, in cui, anche laddove i poeti e gli oratori e gli scrittori di prosa abbiano optato per una composizione e una diffusione scritta delle loro opere, l'assoluto marchio di eccellenza e di verità può essere concesso soltanto a chi è in grado di riferire, di difendere, di ridiscutere oralmente i contenuti letterari in una pluralità di generi differenti proprio per il tramite della parola detta. Queste prime riflessioni sull'oralità, o meglio, diciamo, sulla centralità del canale orale nella comunicazione letteraria a tutti i livelli, sono destinate però a svilupparsi ulteriormente. E dovendo qui, per ragioni anche di tempo, procedere per spunti e per suggestioni di massima, tenderei a dire che nella critica letteraria successiva si trasformano sempre di più in considerazioni che sono relative agli effetti che la parola detta, che l'oralità, hanno dinanzi ad un pubblico di ascoltatori. Si può parlare in questo caso di un complesso di indicazioni sugli esiti dell'oralità in ambito performativo, che si dissemina nei trattati retorici e grammaticali con accenti che si muovono tra le modulazioni dei suoni regolati da una precisa disposizione delle parole nella visione proposta da Dionigi di Alicarnasso, tra gli altri, e che diventano un'attenzione preminente all'ascoltatore, soprattutto nel trattato sul sublime dello pseudo Longino. In un'epoca che ormai è dominata dalle dinamiche politiche e culturali dell'Impero Romano, l'autore, qualsiasi sia la sua identità naturalmente, si preoccupa di comporre un lavoro che deve essere massimamente utile al giovane terenziano nella sua fase di formazione secondaria, retorico-oratoria, alla vita politica. Bene, per conseguire questo obiettivo, la riflessione sulla componente orale del messaggio letterario, a prescindere questa volta dai confini dei generi letterari, si focalizza, direi quasi completamente, sulla prospettiva dell'ascoltatore. La dimensione orale della comunicazione letteraria assume quindi la funzione di un parametro essenziale della critica letteraria, e al tempo stesso diventa una componente imprescindibile dell'analisi retorica a scopi eminentemente paideutici e anche pragmatici. Questi aspetti emergono fin dalle battute iniziali del trattato, le vedete al punto 6 dell'endout. Dice l'autore, poiché hai insistito che anch'io redigessi delle note sul sublime a tuo totale beneficio, ebbene, riflettiamo, anche se sembra che si sia elaborata qualche riflessione utile per gli uomini impegnati nella vita politica. Gli elementi straordinari, infatti, non inducono gli ascoltatori alla persuasione, ma al turbamento. E, in ogni modo, il meraviglioso, insieme allo stupore, prevale sempre sulla persuasione e sui mezzi che producono piacere, se effettivamente la persuasione è per lo più il nostro potere, mentre la meraviglia e lo stupore, con la loro capacità di apportare potere e forza invincibili, si dispongono assolutamente a sovrastare l'ascoltatore. Ecco, qui è, direi, palmare l'assoluta centralità della dimensione orale della comunicazione letteraria, indirizzata proprio all'attenzione verso l'ascoltatore e verso il raggiungimento del vero sublime, come appare in maniera molto chiara nel capitolo 7 del trattato, che vedete al punto 7 del vostro endout. Per natura la nostra anima viene elevata dal vero sublime e, assumendo una altezza fiera, si riempie di gioia e di esaltazione, come se essa avesse generato ciò che di fatto ha udito. Emerge ancora una volta con molta evidenza che la dimensione orale aurale del messaggio letterario e l'azione dell'ascolto da parte di un pubblico sono aspetti essenziali
non solo per il carattere performativo di un testo e per la sua ulteriore diffusione, ma anche per le prime fasi dei processi interpretativi e critici relativi ai testi stessi. In altri termini, comprendere il sublime di un testo letterario si configura primariamente come una esperienza aurale, che si consolida poi nelle fasi successive, dominate dalla riflessione e dai meccanismi di memorizzazione, ma il primo impatto è quello dell'ascolto. Donald Russell, che tanta parte della sua vita ha dedicato allo studio di questi testi, definisce questa componente del trattato una attenzione vera e propria alla psychology of the audience, che costituisce il terminale del canale orale necessario all'atto performativo del testo letterario e anche all'acquisizione di abilità critico-retoriche che poi debbono avere ricadute immediate nella, non solo nell'istituzio dei giovani, ma anche nella vita politica e culturale che sono chiamati ad animare. Potremmo addurre tanti altri esempi per illustrare questa continua definizione e ridefinizione dell'oralità nella critica letteraria antica, però probabilmente anche soltanto da questi pochi casi emerge come le diverse voci della riflessione critico-retorica greca siano pienamente consapevoli della forza del mezzo della comunicazione orale, che equivale non soltanto a un vettore delle opere letterarie, in un incrocio continuo poliforme con lo strumento della scrittura, ma anche come un parametro di analisi e di valutazione, di ripensamento della tradizione letteraria precedente. Questo complesso di fattori consente all'oralità di vivere vite sempre nuove e di trovare specifiche applicazioni a diversi livelli pragmatici, tra cui quello dell'istruzione e anche della vita politica. Ecco, vi ringrazio della pazienza e spero di non essere andata troppo oltre il tempo consentito. Eccomi. Livio, sì. Adesso... Bene, grazie a Laura per questa... No, scusate che faccio sempre a botte con microfoni, telecamere. E... Cioè, mi considero sempre collegato, invece non lo so. No, forse però non si sentiva solo l'audio. Sì, sì. Ringrazio a nome di tutti Laura per questo intervento che è veramente ricco di spunti, anche perché, diciamo, attraversa epoche storiche lunghe, che va dall'età ellenistica all'età imperiale, parte da fonti addirittura di IV secolo, Platone, Aristotele, arriva fino all'età imperiale passando per l'età ellenistica con uno sguardo panoramico molto ampio, che naturalmente può essere spunto di varie riflessioni, ma che nel suo complesso indubbiamente individua il fenomeno della persistenza di elementi di cultura orale, aurale nella cultura greca, appunto, durante tutto il suo percorso. Cioè, questa è una cultura che non si è mai realmente liberata di questa caratteristica di crescita che l'ha accompagnata per secoli, dall'età micenea fino ancora tutta l'età classica, passando per la Dark Age, l'arcaismo. Quindi è un'eredità che questa cultura si è portata sempre dietro, e tra l'altro è un'eredità, questo è un accenno importante che Laura faceva soprattutto per l'età ellenistica, è un'eredità che molto spesso è stata sottovalutata, con approcci molto, direi, massimalisti della critica, affermati anche per esempio nella manualistica, l'età ellenistica come età del libro, e lì un errore di valutazione molto grave nel marginalizzare l'oralità in un'età in cui invece l'oralità funziona ancora e funziona a pieno ritmo anche per quegli autori che noi consideriamo fortemente legati ad una cultura libresca. Insomma, tu hai parlato di Teocrito, ma si può parlare di Callimaco, si può parlare dell'epica in età ellenistica. E quindi una necessità anche di ripensare
la produzione di testi in età ellenistica alla luce di questo tipo quantomeno di doppia destinazione. Assolutamente. Cioè performativa e solo secondariamente libresca. Comunque, insomma, fatte queste puntualizzazioni che mi urgevano perché ci tengo molto, direi che apriamo la discussione su questo intervento di Laura. Non so com'è l'ordine delle prenotazioni, un attimo, abbiamo... No, non ho ancora prenotazioni, non vedo prenotazioni nella... Infatti non ci sono. Nella chat. Allora, ci sono interventi? Dunque, Andrea Ercolani. Grazie Laura per la relazione. Sette anni. Mi si sente? Sì, ti sento. Supponibilmente sì. Una prima considerazione. Questo credo sia il secondo o terzo tuo seminario che ascolto su questa roba tarda della quale io non so assolutamente nulla e che però ogni volta aggiunge un tassello che mi sta portando a, e lo dico con un po' di timore, mi sta portando ad attenuare quella linea di demarcazione tra oralità e scrittura che noi più o meno, noi che studiamo greco, convenzionalmente assegniamo alla fine del V, all'inizio del IV secolo. In maniera a questo punto forse del tutto impropria, perché da quello che tu dici, anche da quello che ha detto Maurizio Bettini prima, cioè che, tra virgolette, all'interno di una cultura che per noi è quasi per antonomasia letterata, cioè che usa solo la scrittura come quella latina, in realtà ci sono delle sacche anche importanti in ambienti dotti dove si continua a far uso della oralità. Ora, questo, diciamo, mi porta a ridimensionare o a spostare questa linea spartiacque, che non è più un confine cronologico a questo punto, ma, e questo diciamo ti invito a una riflessione, potrebbe essere un confine sociologico, cioè legato agli ambienti, a determinati ambienti che preferiscono usare una comunicazione scritta anziché una orale a determinate condizioni, eventualmente un confine o una linea di demarcazione geografica. Penso ad esempio a un'opposizione banale come può essere quella città-campagna, che, tanto per fare una comparazione banale, fino a 50 anni fa le campagne italiane erano tendenzialmente analfabete, a fronte di una cultura cittadina tendenzialmente più strutturata e letterata, ed eventualmente fatti legati alla, diciamo, idiosincrasia dell'individuo. Sì. Laddove, non ricordo chi fosse, però c'era un retore greco di IV secolo di Qualcidamante, ma magari sbaglio, che per principio non scriveva e continuava a insistere sulla comunicazione orale. Tutto questo, secondo me, si sposa molto bene, molto rapidamente, poi mi taccio, con la testimonianza di Aristotele, quando insiste sulla voce, le parole, eccetera, eccetera. E qui mi piace ricordare che faccio uno scarto completamente balzano, mi piace ricordare che la specie Homo, dall'Erectus al Sapiens, ha una, in termini di speciazione, una caratteristica particolare, che è un apparato laringale, cioè la laringe, che è una cosa che è strettamente legata alla fonazione e che lo contraddistingue da parecchie altre specie animali, a sottolineare come proprio la comunicazione orale sia uno specifico nostro, con un'articolazione complessa, e che un senso deve averlo e che non può essere obliterata da un 3 o 4 mila anni di scrittura. Tutto questo per dire, ripeto, che i vari tasselli che stai mettendo uno dietro l'altro in fila in queste relazioni progressive, come prima reazione mi hanno portato a, ripeto, mettere in discussione questo confine fra società letterata dopo il IV e società orale prima del IV per quanto attiene alla cultura greca. Quindi due volte, tre volte, tante volte grazie.
Se posso, grazie ad Andrea per queste riflessioni che in realtà abbiamo fatto anche in altre sedi e in altri contesti insieme. Sì, sicuramente qual è la linea di demarcazione? Il taglio netto, oralità, scrittura, probabilmente continuiamo a non a doverlo spostare in avanti questo taglio netto. E personalmente non saprei quando collocarlo. Parlavo con colleghi che si occupano di culture medievali germaniche e anche loro si trovano a fronteggiare sempre di più questa mescolanza di oralità e scrittura nello studio dei loro testi letterari. Quindi in realtà forse ecco, il tentativo di trovare linee di demarcazione geografiche, sociologiche o addirittura relative all'idiosincrasia del singolo autore sono interessanti, però probabilmente vanno corroborate con una pluralità di testimonianze che giocoforza non possono essere soltanto quelle letterarie. Ecco, forse se mettiamo insieme i dati che ci provengono dai testi diciamo della letteratura con quello che ci arriva dalla paraletteratura, dalle epigrafi, dai papiri, forse riusciamo anche a ricostruire un quadro composito. Il caso dell'Egitto tolemaico da questo punto di vista è interessante, o quello delle Eorte che praticamente ritroviamo per tutto l'ambito greco-romano fino a epoca imperiale inoltrata, fino al tardo antico. Ecco, lì l'aiuto anche delle informazioni che ci vengono dalle iscrizioni è fondamentale. Quindi in realtà ci dovremmo sforzare di fare un lavoro di composizione delle testimonianze per ricostruire questi quadri e cercare di calarli nei contesti, una cosa che Manuela ci ricordava sempre anche nei seminari, negli appuntamenti precedenti, era poi tarare e calare queste considerazioni nei singoli contesti, perché non è tutta oralità sempre uguale a se stessa, ma c'è una storia, un progresso e delle progressive anche trasformazioni. Ecco, questo è l'altro aspetto, non è un invariante, ma si, come dire, adatta ai contesti questa cosa. Grazie molte, Andrea. Allora, mi pare che ci sia Manuela, prenotata. Sì. Allora, Manu, sì. Ok. Allora, Laura, grazie mille, proprio insomma, bello, interessante e insomma, mi colpisce perché è un po' quello che diceva prima Maurizio, ma poi l'hai sostanziato no, su versante greco, no? E quindi è sempre questo, lo diceva anche Andrea, insomma, difficoltà comunque a tracciare delle linee nette. Io qui volevo ricordare, ma per contestarlo, in realtà i lavori di Giacuti che parla di una tecnologia nella scrittura in maniera deterministica, cioè dice quando c'è scrittura, no, sostanzialmente le cose cambiano, iniziano a cambiare. Non è vero. E la Grecia è proprio, diciamo, il caso che confuta questa affermazione. Cioè, arriva la scrittura in Grecia, ma prima che diventi autorevole, no, non so quanto bisogna aspettare, no? Comunque, questa cosa, diciamo, secondo me è sempre bene ricordarla, ma è bene ricordare anche le diverse tipi di ricezione del testo scritto. Tu giustamente facevi riferimento alle epigrafi. Per esempio, Atene, cioè Atene del V secolo, e ancora di più del IV secolo, è praticamente l'agorà di Atene è un Aspettata. paesaggio seminato di epigrafi, no? Quello che è stato chiamato appunto l'epigrafista, epigraphic habit of Athens, cioè il fatto che Assolutamente. era proprio questo abito, no? Di pubblicare epigrafi e in continuazione, no? Se ne trovano altri. Qual è la ricezione di questi epigrafi? Si leggevano da soli, si leggevano insieme agli altri, si leggevano ovviamente ad alta voce e si discutevano. Qui Sì. veramente no, sarebbe da articolare la discussione. Quindi, quello che dice invece Cardona nel bellissimo libro di antropologia scrittura che tu hai citato, no, in realtà bisogna guardare anche l'autorevolezza. E diciamo, i greci su questo, cioè, sono
molto coerenti, per loro cioè, la questione scritta è sempre meno autorevole da parte di quella che si discute. No? Cioè, l'oralità ha comunque è la sede dell'autorevolezza e questo secondo me è molto interessante. Sul taglio netto torno a Marshall McLuhan, perché secondo me La classe Gutenberg è un libro inesauribile, io me lo sto rileggendo per la terza volta e sempre trovo veramente delle intuizioni pazzesche, perché lui diceva ancora noi non abbiamo capito che siamo nell'era lui la chiama elettronica, adesso i mediologi la chiamano elettrica, ma lo diceva nel 60, ma non abbiamo capito neanche noi che noi siamo in un'altra era, cioè continuiamo a parlare di noi come se fossimo una civiltà della scrittura, ma non è più vero e da un po' di tempo. Questo per dire che il taglio netto è quello che dice McLuhan, è la nascita della stampa, quello è il taglio netto, perché con la stampa, con il libro che viene riprodotto e ripetuto uguale a se stesso, avviene un cambiamento a livello cognitivo radicale. No? Dice McLuhan, no, quando noi leggiamo un libro stampato, l'occhio corre e la voce si fa silenziosa. No? Ed è proprio questo. La prospettiva diventa, diciamo, univoca. E secondo me, ecco, questo un po', perché noi diciamo, beh, oralità, scrittura, fino a quando dura, ma dura finché dura la pratica dei manoscritti, in realtà. Ecco. Grazie. Grazie Manuela di tutte queste suggestioni. Solo appunto sul campo delle iscrizioni, naturalmente c'è chi può parlarne meglio, ben meglio di me, però insomma l'attenzione alle epigraphic habits che tu giustamente ricordi è un'attenzione che sta anche portando a capire come erano veicolate e quale ne era la funzione concreta nella pratica quotidiana delle poleis. E quindi naturalmente la dimensione dell'oralità anche lì sta avendo una, addirittura lo specchio di scrittura in alcuni casi, il layout appaiono organizzati per facilitare una lettura, ma ad alta voce a favore. Quindi ecco, ci sono molti studi da questo punto di vista e forse sarebbe bene da parte nostra in qualche modo, ripeto, ancora una volta incrociare i dati. Certo, sulla Galassia Gutenberg, solo una notazione, mi chiedo se non ci troviamo adesso in una epoca di oralità di ritorno e se diciamo i mezzi che stiamo utilizzando anche in questo periodo strano che ci troviamo a vivere in realtà non ci abbiano in qualche maniera ulteriormente spinti tutti a ripercorrere alcuni aspetti dell'oralità e quindi forse, non lo so, la linea di demarcazione continuo a fare fatica a vederla, però certo McLuhan resta sempre fondamentale. Grazie. Dunque, io non vedo altri interventi prenotati, non vorrei però... Se Livio, no. Vedo Gigi, cioè... Spina e... Ah no, io scusate, Maurizio. Sì. C'è un problema nella visualizzazione, sì, della mia chat, per cui arriva a taglia la testa a Manuela Giordano e poi non vedo quello che c'è. No, ma è un problema. Quindi affidiamoci all'oralità, sì, in questo caso. Sì, esatto. Quindi Gigi Spina vuole intervenire, do la parola a lui. Sì. Sì, anche perché noi, sia io che Maurizio, siamo stati criptici, abbiamo scritto breve osservazione, sì, piccola nota, non si capisce. No, io mi volevo riallacciare alla, innanzitutto complimenti, e riallacciare a quello che diceva Manuela sulla autorevolezza, perché mi veniva un'osservazione forse stupida e banale, ma se leggiamo il passo di Plutarco, sì, che dice appunto le due orecchie e la lingua, e in realtà... Se c'è qualcuno che ascolta, c'è anche uno che parla. Certo, quindi, certo, in qualche maniera, come dire, il conto si dovrebbe pareggiare. Che cos'è che differenzia questa osservazione? Ripeto, abbastanza banale. Il fatto che ci sono delle funzioni e dei ruoli di parlatori, comunicatori, che poi lo possono fare memorizzando, con l'aiuto della scrittura o meno, e altri che sono destinati per lungo tempo ad ascoltare, ovvero a svolgere funzioni di parola, ma in ambiti che noi non registriamo. Cioè, giustamente le epigrafi sono quelle che ci mettono in contatto con la socialità dell'agorà, però ancora non riusciamo a registrare le formule, la parresia, la libertà di parola, la possibilità di parlare. Noi sappiamo che sono poi
più che altro, diciamo, un obiettivo, ma non corrispondono. Allora, l'idea, cioè l'altro dato da fare interagire, sicuramente, ma anche qui dico una banalità, è quello proprio della funzione di chi parla, di può comunicare. Lo stesso passaggio dalla poesia alla prosa come forma di comunicazione ha rappresentato proprio questo, cioè c'erano quelli quali potevano esprimersi in una certa maniera. Sul fatto del ritorno all'oralità io sono sempre scettico, perché facendo qualche esempio, dopo che abbiamo conosciuto i cavalli della macchina non riusciremo mai più a immaginare un contemporaneo, un cavallo. Quindi io sono sempre, perché quando io parlo ho sempre in mente, mi sogno la scrittura, cioè non posso fare a meno. E giustamente è sempre detto, come possiamo fare a immaginare noi che siamo nati con la scrittura un mondo senza scrittura? È difficile. Però appunto l'idea delle funzioni è l'altro dato forte da fare interagire. Insomma, c'era chi era consapevole che doveva, sapeva e poteva parlare almeno in quella situazione. Grazie. Grazie molte di questa notazione, e assolutamente la componente delle funzioni direi che è decisiva, e infatti l'aspetto pragmatico, paideutico con gli attori in campo e le loro differenze non solo sulle funzioni ma anche sulle competenze naturalmente è importante in questa dinamica e va sempre tenuta in conto. Certo, quando parliamo di ritorno all'oralità potenziale è il ritorno all'oralità di chi non solo possiede la scrittura ma possiede oggi una pluralità di device incredibili, e quindi non può che essere un'oralità mediata, ricostruita, riconvertita, rifunzionalizzata. Grazie. Dunque, allora, ci sono altri interventi? Io Maurizio appunto dalla chat. Maurizio, vuoi intervenire? Mi sembra di sì. Prego. Allora, perché io non riesco a vedere la chat, la vedo fino a un certo livello e poi non mi scorre. Grazie Laura. È una osservazione specificamente sulla poesia che vorrebbe essere una forma di suggerimento, non so che cosa ne pensi tu. E cioè... esiste anche una forma di oralità simulata. Io mi riferisco qui a un vecchio articolo di un signore che si chiama Fritz Boehm, che scriveva negli anni '80 delle cose molto interessanti sulla chanson de Roland. Mm-hmm. E diceva: non è che quando un poema come la chanson de Roland viene trascritto diventa semplicemente la trascrizione di un testo che era orale, ma ci sono una serie di tratti stilistici che vengono finzionalizzati, diciamo, per simulare l'oralità, cioè per restare dentro una tradizione che si sente ancora in qualche modo viva, perché le tradizioni, come dicevi tu, non è che si dimenticano da un momento all'altro, no? C'è una lunga durata. E io penso che fenomeni simili ci siano macroscopici anche nell'antichità, per esempio Apollonio Rodio è sicuramente uno che finzionalizza in qualche modo l'oralità, non si limita a imitare Omero, come si dice normalmente, ma fa qualche cosa di più, cioè cerca di in maniera finzionale restituire un contesto. La cosa abbastanza interessante è che lo stesso Virgilio fa un uso di uno stile di tipo formulare. Qui c'è un americano, Niall Slater, che ci ha scritto un articolo cercando di dimostrare che lui ha un sacco di, Virgilio, un sacco di formule, ma del genere proprio Hainsworth, cioè di quelle variate. Poi c'è la formula Perry, cioè fa vedere tutti i vari modelli di formula di Virgilio, e che è anche possibile. Qui siamo addirittura di fronte alla finzionalizzazione di un'oralità che non è nemmeno la propria, ma è un'oralità altrui, che viene da un'altra cultura, dimenticando l'oralità che era della propria cultura, che invece era quella che si ricordavano Nevio, Livio Andronico, che utilizzavano tutti quegli strumenti di allitterazione, stesso, no? Ennio stesso, strumenti di allitterazione, di ecofonici, fonici, di parallelismi, eccetera, che era un altro modo però di finzionalizzare quello che c'era stato prima. Quindi mi sembrano tutti fenomeni di grande interesse, anche un po' divertenti, quindi anche un po' ironici, che sposterebbero l'attenzione dalla
come hai fatto benissimo tu prima, dalla critica letteraria che sa di queste cose alla pratica per vedere che cosa succede. No, ti ringrazio molto di queste notazioni, perché in realtà c'è un problema riguardo lo stile orale che viene riprodotto in qualche maniera. Da questo punto di vista la poesia ellenistica diventa un po' un, diciamo, sicuramente un campo di sperimentazione, di creazione di soluzioni sempre nuove. Il problema è capire quanto ci sia di totalmente fittizio e quanto, almeno parlo dell'ambito greco in questo caso, e quanto ci sia di contatto con esperienze ancora vive, presenti, di performance che continuano e che conosciamo per via di altre attestazioni, ancora una volta epigrafiche o papirologiche. Quindi diciamo è interessante, però appunto è uno studio ancora un po' tutto da fare, soprattutto per il lato greco della cultura ellenistica. In questo senso Livio Sbardella ha un po' cominciato a lavorare sull'elegia ellenistica in questa direzione. Forse nell'ambito latino la cosa è più avanti rispetto al mondo greco, dove tutti questi fenomeni in genere sono stati un po' catalogati come esperimento letterario, come gioco e basta, senza alcun riferimento alla dimensione della concretezza o di una qualche tipo di concretezza di questa oralità. Però ecco, grazie. No, guarda, il campo latino non è affatto avanti, assolutamente, non se ne è mai occupato nessuno, ma mi interessa, mi piace molto invece questa prospettiva che metti di interazione fra finzionalizzare attraverso stilemi e mantenere in qualche modo viva, sia pure con altri strumenti, una tradizione. Questo mi sembra un'ulteriore moltiplica, diciamo, alla ricerca. Ti ringrazio, benissimo. Grazie a te. Bene, non mi intrometto nel discorso perché sono iperstimolato e quindi poi alla fine faccio una conferenza io e quindi mi censuro però insomma volevo dire, perché Maurizio ha sollevato veramente un problema interessantissimo, e cioè il rapporto tra quella che si può definire una sorta di nostalgia dell'oralità nella cultura ellenistica, però anche una prassi dell'oralità ancora viva. Per esempio per Apollonio Rodio sono attestati nella tradizione, nelle testimonianze, sono attestate performance orali. Le famose varianti al primo libro sembrano legate proprio a questa tradizione di una performance orale parziale dell'opera. Quindi per Teocrito abbiamo il papiro di Antinoe che testimonia esplicitamente con uno scolio che l'Idilio 24 era stato eseguito in forma rapsodica in un contesto di poesia agonale rapsodica. Callimaco, secondo me, persino Callimaco andrebbe ristudiato da questo punto di vista, perché in realtà io qualcosa la sto scrivendo in questo senso, ma tutto il lessico dell'oralità che è presente in Callimaco non è tutto finzionale, perché anche Callimaco, anche una parte almeno della produzione callimachea è legata a contesti performativi. Questo, insomma, è un problema che secondo me va ristudiato con molta attenzione. C'è una parte della critica che lo sta facendo con molta sensibilità e questo secondo me sta portando a rivalutare il problema del rapporto tra oralità e scrittura in età ellenistica. In generale, sul problema McLuhaniano, siamo in un'età di oralità? Io direi di sì, siamo nell'età di una diversa, nuova oralità. L'ho detto nella prima puntata del seminario, rinunciamo a oralità al singolare e allora diventa tutto più chiaro. Esistono tante oralità che si sono prodotte storicamente con forme e con nuance differenti, in parte lo è anche la cultura che stiamo vivendo, con un ritorno di oralità, anche se naturalmente non certo quell'oralità primaria, ecco, primitiva. In questo mi sento di tornare all'uso di quel termine, ma in senso puramente denotativo, cioè non mediata da alcuna forma tecnologica che
che si studia per alcune culture di livello etnografico, compresa la cultura greca, insomma. Quindi credo che noi dobbiamo recuperare, cioè anzi, diciamo, vagliare il concetto di oralità al plurale, che facilita tutto, insomma, cioè non ci costringe poi a tirare quelle linee nette di cui parlava pure Andrea, quando comincia il passaggio dall'oralità alla scrittura nella cultura greca. Secondo me non comincia mai, cioè è qualche cosa di talmente progressivo che individuare una linea di demarcazione di passaggio non è possibile, non è nemmeno giusto, neanche per la cultura greca, insomma. Io non so se ci sono altri interventi o se... Ho visto un intervento di Andrea che si... Andrea Ercolani? Prenotava. Va bene, allora Andrea. Non è un vero intervento, è un desideratum che mi piacerebbe esprimere appunto ad alta voce. Siccome è emerso più volte oggi e in seminari precedenti, questa, chiamiamola dialettica, ottensione dialettica, con la scrittura, sarebbe forse importante per tutti noi, per me lo sarebbe sicuramente, che un seminario o più seminari fossero dedicati alla scrittura e alla funzione della scrittura. È stato ricordato prima il caso del libro di Cardona, che è un esempio limite, perché è l'unico che conosco che abbia indagato con una certa attenzione e profondità di pensiero la questione. Manuela ricordava la straordinaria peculiarità della cultura ateniese come cultura epigrafica. Mi piace ricordare, come exemplum che butto là, appreso da un collega etruscologo, il fatto che molte delle iscrizioni etrusche toscane sono all'interno di tombe che venivano aperte, oltre che in occasione di pochi funerali, nel migliore dei casi una volta all'anno, e quindi non erano in nessun modo destinate alla scrittura, alla lettura, scusate. In altre parole, noi abbiamo dimestichezza con un certo tipo di scrittura e gli assegniamo una certa funzione, ma non va de plano che tutte le società nel tempo e nello spazio hanno assegnato alla scrittura la stessa funzione che gli assegniamo noi. Quindi forse sarebbe interessante, secondo me, che ci si riflettesse un pochino tutti assieme, magari chiamando a parlare chi ne sa senz'altro più di me, ecco, non so se più di voi. Già che ho preso la parola, un marginale, siccome è stato invocato recentissimamente da Maurizio Bettini la finzionalizzazione, o come la vogliamo chiamare, dell'oralità, mi piace ricordare un articolo poco noto di Donald Young, l'editore di Teognide per intenderci, che negli anni 90 aveva tentato di smontare un po' la corrente degli studi oralistici nel settore omerico, andando a indagare tutta una serie di scrittori prosastici e di orazioni, questo è divertente, dell'Inghilterra ottocentesca, facendo vedere come anche tutti questi autori avessero una loro formularità, nel tentativo di dire che la formularità non era un tratto peculiare dell'oralità, ma poteva essere appunto qualcosa di finzionale. Nulla di più sbagliato, uno perché gli esempi addotti si limitavano a poche apostrofi o a fatti che diremmo noi rientrare nel concetto di stilema. Due, perché quello che a volte non viene colto è che quando parliamo di formularità c'è ancora una volta una dinamica con il pubblico, quello che si chiama orizzonte di attesa, quella che è una delle funzioni della formula, che molti di questi studi tendono a dismettere. Quindi non conosco lo studio di Slater che citava Maurizio Bettini prima e mi piacerebbe leggerlo, però ecco, c'è una linea di discrimine che è possibile distinguere tra una oralità simulata, che fa ricorso a determinati pacchetti di espressioni ripetute che appaiono come formule ma tali non sono, e una formularità reale che, ripeto, ha una funzionalità contestuale molto specifica. Scusate, ho rubato troppo tempo. Allora, ci sono altri interventi? C'è qualcun altro che vuole prendere la parola? Vabbè, allora io, diciamo, avevo una funzione molto limitata, che era quella di presiedere la seconda parte della seduta, in particolare presentare Laura e moderare la discussione relativamente al suo intervento, però a questo punto il testimone torna a Manuela, perché qui dobbiamo chiudere il ciclo, insomma, no? E quindi è giusto che lei, che è stata l'organizzatrice, l'ideatrice di questa bellissima iniziativa, abbia l'ultima parola
insomma, per tirare un po' le fila di questi tre bellissimi appuntamenti seminariali che ci hanno accompagnato. Prego, Manuela. Grazie Livio, grazie a tutti e a tutti, e insomma ci vediamo. Arrivederci.